Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Partiamo dal presupposto che questo video ero titubante se postarlo o meno. Comunque, ho fatto le riprese, il video è venuto più o meno decente, diciamo, ho provato ad editarlo, è venuto più o meno decente, quindi l'ho posto anche perché ultimamente sto postando veramente pochi video, sto lasciando pochi video sul canale, quindi faccio che farvelo vedere, anche perché tempo addietro avevo fatto Montezemolo Savone insieme a Luca e Wally. Però non avevo messo il tratto di Montezemolo, tra la strada che porta al bar di Montezemolo non l'avevo messa, quindi con la scusa che ho registrato ve la porto. Nel video si vede poco perché era all'inizio, poi l'ho superato e sono andato via insieme a Luca. C'è anche Andre, un nuovo ragazzo, lo conosco da anni e anni, andavamo a scuola insieme, ci siamo ritrovati da poco e si è aggregato anche lui. Lui guida una Kawasaki Z650 che ha appena comprato, è fresco fresco di moto. Ve lo presenterò comunque più in là. Comunque è venuto anche lui con noi, si è fatto il Montezemolo, si è divertito, quindi avremo poi occasione di conoscerlo meglio. Quindi il video si basa solamente sulla strada del Montezemolo e finirà con noi che arriviamo davanti al bar di Montezemolo e finirà il video. Finirà male perché onestamente le riprese, mentre stavo registrando non ho pensato a fare un video, stavo solo registrando e basta, quindi finirà male, già ve lo dico però. Male, finirà, vabbè, la giudicate voi. Ci sarà un po' di strada e arriveremo al bar. Quindi questo video sarà basato sulla strada e basta. Però prima di lasciarvi al video e alla strada del Montezemolo, volevo rispondere a Gabbo895. Mi chiede se mai monterò il tubo in treccia. Sì, Gabbo, lì monterò il tubo in treccia. Sicuramente sarà il prossimo video che uscirà, quindi a breve spero, tempo permettendo, perché devo portare anche la moto dal meccanico, perché poi vi spiegherò nel prossimo video che sto già elaborando. Comunque i tubi in treccia li monterò, farò un tutorial, ci sarà, non ti preoccupare che il video ci sarà. Niente ragazzi, per questo video è tutto, spero che la tratta del Montezemolo vi piaccia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per avere le notifiche di quando usciranno i miei prossimi video, lasciate tanti like e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!